Questi razzisti da quattro soldi che tentano di fomentare una guerra tra poveri, una guerra tra chi non ha niente, andando nei quartieri ad additare gli ultimi, i poveri, i senza casa, andando ad additarli come problemi di questo paese allo sbando. Ma il problema sono loro, il problema è il razzismo, perché questa situazione si può combattere, quella della crisi, solo attraverso la solidarietà nei quartieri, senza divisioni, ma uniti, perché il nemico è solo uno, il nemico è il capitale, il nemico sono i padroni che vanno all'estero a sfruttare i lavoratori. Il problema è questa cozzaglia di ignoranti che trovano i più deboli, i nemici, e allora se sono così forti, così fieri, così virili, perché non vanno sotto la sede della Caritas a protestare invece che prendersela con 70 immigrati che non hanno più nulla, perché vengono da paesi in cui la guerra, la povertà creata anche dall'Occidente che in cerca di profitto va a devastare i territori. E tutti voi, la Lega Nord, che va a spasso con Casa Pound e Forza Nuova, fomenta il razzismo, fomenta la guerra tra poveri, ma non hanno capito che c'è la Dina non si passa. C'è la Dina, paura non ne ha. E questi non sono razzisti, ma pure ignoranti, confondono un po' le cose, cercano di creare attraverso delle bandierine che non sanno nemmeno da dove vengono. La bandiera della Catalogna, la bandiera di Euskal Herria, ma in Catalogna e Euskal Herria il percorso che vi è fatto, un percorso dal basso, antirazzista, antifascista. Coglioni, guardate qua, guardate qua, guardate questa bambina, che ha neanche un anno e deve morire dal freddo e della fame. Siete veramente coglioni, i soldi che rubate per voi dategliela a questa bambina e a tutti i bambini. Coglioni! C'è la Dina non vi vuole, c'è la Dina respinge il razzismo che cercate di seminare nei quartieri meticci, solidali e ribelli, i quartieri dove le relazioni dal basso crescono attraverso la solidarietà. Su quella poltrona si siede gente che preferisce svendere ai privati le case popolari piuttosto che assegnarli alle persone che ne hanno bisogno. E allora cosa fate? Decidete che il nemico sono i poveri, il nemico sono gli ultimi, il nemico sono 70 persone che non vorrebbero nemmeno starci in questo paese allo sbando, ma che non riescono più ad andarsene, che non hanno possibilità. E allora voi ci venite a dire che loro sono il problema, o siete stupidi o siete stronzi, probabilmente entrambe. Ora state qua a farvelo venire dura vicenda, continuate a rimanere qua poveretti con il gettone che il vostro partito vi inserisce in tasca. State qua e state ben protetti dalle forze dell'ordine, noi che non abbiamo bisogno di nessuno per proteggerci, noi che attraverso la solidarietà siamo molto più forti, noi torniamo nel nostro quartiere a presidiare le nostre strade. Da domani tornate alla vostra cacca di vita intollerante, noi rimarremo sempre qua sulle nostre strade della nostra città a gridare che il razzismo non passa, la xenofobia non passa, l'ignoranza non passa. C'è la Dina non vi vuole.